Raga, One Piece finirà quando verrà scoperto il One Piece. Secondo video della giornata, sì, dovevo farlo perché non sapevo dove incastrarlo negli altri giorni, cioè troppa roba. Sono uscite alcune notizie di frasi dette da Oda, tra cui questa qua. Il One Piece verrà scoperto e l'opera finirà. E poi ha anche parlato di 3 anni. Io avevo 2 convinzioni nella vita di One Piece. La prima è che prima arrivava la scoperta del One Piece e dopo la Grande Guerra. La seconda era la durata fino al 2027 e non fino al 2025. Ho immaginato a scoprire il One Piece come l'unione di tanti pezzi, di tanti misteri che portavano Luffy a rendersi consapevole di dover partecipare alla guerra finale e dover scardinare e distruggere gli equilibri del mondo per far cosa? Realizzare il suo sogno, essere l'uomo più libero al mondo. Pensavo potesse essere una soluzione più logica, perché vedere il One Piece, quindi questo tesoro, come un mero tesoro economico e materiale senza un vero significato, poteva essere un qualcosa di superfluo. E adesso non riesco a immaginarmi Luffy che vince varie battaglie, arriva a Log Tale, scopre One Piece, yeah, finisce tutto. Non lo so. Non riesco proprio a immaginarlo. Invece, per la fine nel 2025, anziché nel 2027, è un puro ragionamento di tempistiche e di cose che in 3 anni deve realizzare e svelarci. Ok, è partito fortissimo, ci ha già detto un bel po' di roba e probabilmente sarà così per tutti i capitoli. Però c'era anche un discorso più di marketing, no? Chiudere col trentennale sarebbe stato perfetto. Mi chiudi l'opera nei 30 anni, fai una mega festa, fai un capitolo, un volume fuori di testa e lì spacchi tutto. Invece così anticipare, non lo so, mi sembra un po' sprecata la situazione, questo è sempre stato il mio pensiero. Adesso ritorniamo alle origini del mio pensiero prima di elaborare queste due cose. Effettivamente non vedevo la Grande Guerra finale come una Marineford 2.0, quindi tutti nello stesso luogo che fanno la stessa cosa di Marineford ma più in grande, ma che la guerra è già iniziata e che sarebbe stata di proporzioni mondiali. Oda si rifà alle varie cose reali e storiche e le guerre mondiali sono famose e non prendono in considerazione solo un luogo ma praticamente quasi tutto il mondo. E noi sappiamo che adesso, dopo Wano e al di fuori di Wano, il mondo è nel caos e sono già iniziate delle battaglie e degli attacchi a dei sovrani, oltre al fatto che i rivoluzionari hanno palesemente e apertamente dichiarato guerra ai draghi celesti e al governo, distruggendone il simbolo del potere. E quindi chi vincerà questa grande guerra grazie a strategia, forza e giuste alleanze raggiungerà il One Piece. Ci pensiamo al governo e alla marina, converrebbe fermare subito i pirati che vogliono arrivare all'Aftail e non dopo. Su questo ragionamento mi nascono dei dubbi però. Il primo è che comunque questo caos non l'ha iniziato soltanto il governo, perché l'unica mossa del governo e della marina è stata quella di sciogliere la flotta dei sette e tentarne la cattura. Ma l'attacco a Marijoa l'hanno fatto i rivoluzionari, la caduta degli imperatori l'ha iniziata Luffy e Shanks pare che qualcosa abbia fatto. Quindi non lo so. E ricordiamoci che l'equilibrio non lo volevano i pirati, l'hanno sempre voluto Marina e Governo e Draghi Celesti per poter appunto far sì che ci sia l'equilibrio nel mare, in pochi ottenessero il potere ma fosse tutto controllabile. Anche Sakazuki dice noi abbiamo un'arma per sostituire gli Shikibukai, quindi non è che vogliono eliminarla e basta, vogliono ancora mantenere l'equilibrio. E non sono loro quelli che l'hanno distrutto e sono palesemente preoccupati da questo caos nel mondo e non hanno abbastanza marine per contenere tutto e quindi certe cose le stanno lasciando ai draghi celesti ad esempio, quindi non mi sembrano così volenterosi di iniziare una guerra. Dubbi ce ne sono tanti, ad esempio come lo cambi lo status quo del mondo? Perché inizi prima la guerra, distruggi tutto e poi vai a scoprire il One Piece? Qual è la correlazione che c'è? È molto più logico scoprire il One Piece per cambiare lo status quo e vogliono impedirti di scoprire il One Piece proprio per evitare che tu cambi lo status quo e quindi il potere ai pochi, il potere ai draghi celesti, al governo.
Al contrario, la vedo una cosa no sense. Fai una guerra prima per evitare di raggiungere un qualcosa che poi dopo è inutile? Perché Luffy fa così paura al governo e quindi vogliono in tutti i modi impedirgli di raggiungere One Piece e farlo diventare re dei pirati? Se tanto quello diventerà re dei pirati dopo la guerra finale, che farà cadere il governo? Vedete che non ha senso? Cioè non riesco a trovarci della logica dietro. E non riesco a trovargli questa logica perché probabilmente se fosse davvero così abbiamo sbagliato tutto. Se One Piece e Laugh Tale non fossero collegati, o almeno sono scollegati e non si trovano nello stesso luogo, e quindi One Piece e Laugh Tale hanno due narrazioni diverse che potrebbero unirsi solo alla fine? Lo so, è folle, non ha senso, è impossibile, e quindi al 99.99 periodico il One Piece si trova a Laugh Tale, è ok. Però, seguendo il ragionamento, qualcosa ci sfugge. Almeno a me qualcosa sfugge, qualche tassello per ricollegare un attimo la storia, rendere logico questa questione qua, che il One Piece sarà l'ultimo atto. Non mi permetto di contraddire le parole di Oda perché se ha detto così, così è, però so anche che Oda a volte con le parole ci gioca e quindi potrebbe averci detto questa cosa per mandarci un po' fuori strada. Ma se comunque rimane la logica di Oda e quindi quella riportata all'inizio del video, possiamo dire che ci manca quel tassello che rende tutto un po' più sensato, perché la mia logica è sempre stata quella. Prima si trova il One Piece, si ricuciono tutte le trame, tutte le storie, si chiude il puzzle e poi si va a distruggere lo status quo. Se così non sarà, vedremo.